scorso per Natale, siccome abbiamo passato Natale separati, perché lui è stato qua, i genitori sono venuti qua e sono andata in Italia, allora abbiamo comprato questi maglioni con il pendolo qua. Perché li avevamo messi per vestirci fuori lo stesso giorno per tenerci in contatto. Certo, perché siccome eravamo separati, mi suggerisce il mio amore che siccome eravamo separati, allora avevamo comprato questi per stare in contatto, perché siccome stavamo lontani, appena l'abbiamo visto abbiamo detto cavolo, ci servono questi maglioni magici, perché almeno siamo vicini, no? Uscirà qualcuno? Buongiorno! Così, ma no! Ti odio! Lei è Elena. Saluta! Allora, dicevamo, queste sono le ultime cose. Cioè, non le ultime cose. Queste sono le prime cose. E abbiamo altre tante, tante. Tante. Dopo ore e ore di impaccaggio, di preparazione, di valigie, andiamo a mangiare e andiamo a pranzo fuori, no? Stiamo andando a fare la spesa. Okay. Che cosa per mangiare? Chi cucina? Chi lava i piatti? Allora oggi facciamo la pasta con i pomodorini, le olive nere, uniamo un po' col vino, insalatina, ma che facciamo? Solo olive? Ah, peperoni? No, il peperone! Cipolla, il peperone sta tagliando il mio cuore. Masterchef cucine da incubo. Sta tagliando i peperoni come piacciono a me. A cubetti così. Soffritto. Acqua che bolle. Pasta senza glutine. Olive nere. E tanta roba. La pasta è venuta, non ve lo dico, strascotta, ma va bene così. Teo è andato al lavoro e ora viene una mia amica, Erika, e mi aiuta a fare qualcosina. Mi mancano tutti gli stili nell'armadio e tutte le cose nei cassetti, l'intimo, pigiami, coperte, anche se non ci serviranno più perché quelle che avevo erano per un letto singolo. E finalmente abbiamo finito. Domani bisognerà fare il trasporto, quindi trasportare tutto da qui a dove andremo ad abitare. E un po' di valigia le porta Teo e un po' ne devo portare io il pomeriggio, che ho chiesto ad un collega, sì un collega, un cliente che sta con il minicab di aiutarmi magari perché ha il furgone, allora gli ho detto senti, vieni qua e aiutami a portare tutta questa roba perché è veramente tanta. Infatti non so nella casa nuova come c'entrerà, speriamo di sì. Ma sì, organizziamo tutto, abbiamo tanti cassetti, due armadi e è abbastanza grandina la camera. Poi ve la farò vedere. E quindi niente, adesso vado a prendere Erika e ci rimettiamo al lavoro con le ultime cose. Mi raccomando, iscrivetevi e mettete tanti pollici. Allora, finalmente dopo tanto tempo abbiamo finito. Ciao Erika, questa è la mia amica che mi è venuta ad aiutare. Abbiamo finito le valigie. Cioè abbiamo finito le valigie nel senso che proprio le abbiamo finite, terminate, l'ho chiesto a tutti. Non c'ho più valigie. Cioè prima, seconda, terza. Ci abbiamo due buste di queste, questa enorme, questa qua dietro. Siamo pieni di roba. Vieni, vieni. E ancora ci manca un sacco, cioè ho svuotato tutto, ma ci manca una cifra di roba.
Oddio. Volete salutare Erika? Ciao Erika! C'è un bordello dentro la mia camera, allucinante! Anche il giorno del trasloco 2 è finito. Salutate Erika! Ciao!